Allora, eccoci di ritorno da questa meravigliosa giornata. È stata una giornata veramente, veramente bella. Il tempo è stato meraviglioso, ci è stata regalata veramente una giornata di sole caldo estivo. E devo dire la verità che gli spettacoli sono stati veramente belli. Se avrete mai occasione di passare nella nostra zona, nel Lazio, insomma, zona Torvaglianica, guarda sta strada, non c'è verso. Vabbè, i filmati, ecco qua, i filmati in macchina saranno sempre così, purtroppo. Sono devastata, la giornata è stata bella, lunga, impegnativa, ma veramente ne vale la pena di venire a vedere questo meraviglioso parco acquatico. Sì, in effetti la maggior parte dei giochi sono tutti acquatici e gli spettacoli sono veramente belli ed emozionanti. Lo spettacolo soprattutto dei delfini e delle foche, del leone marino, sono stati veramente veramente belli, ed è anche molto bello vedere il rapporto che si instaura tra gli istruttori e l'animale. È una cosa veramente veramente bella. E adesso, insomma, ci sono state tante polemiche su Zoomarin, abbiamo visto anche a Striscia la Notizia. Io sono un animalista, io difendo a spada tratta gli animali, ma devo dire la verità, per quello che ho potuto vedere oggi non mi sembrava assolutamente che gli animali fossero animali maltrattati, ovviamente per quello che abbiamo potuto vedere noi. Mi sembravano sereni, felici, e gli istruttori stessi erano veramente in simbiosi con questi animali. Quindi niente, la giornata è andata. Ragazzi, siete stati contenti voi? No. Sono distrutti perché... E anche un po' arrabbiati. Perché siete arrabbiati? Perché la mia giostra preferita è chiusa subito. E siamo a Squalotto. Era una montagna russa per i bambini. Me ne ero innamorata ed è finita. Ecco, era chiusa, essendo l'ultimo giorno, lo zoo marino è chiuso alle 17 e riapre l'anno prossimo. E riapre il prossimo anno. Però la santa bambina non dice che si sarà fatta, praticamente l'hanno consumato lo squalo, cioè si sarà fatta penso 50 giri su questo squalo, non se ne poteva proprio più. E mamma, guarda che capelli. Vabbè, stiamo con i finestrini aperti perché il suo fratello ha fatto i giri della morte. Nulla, ecco, la giornata è stata veramente bella. Vi posterò, aiuto, ecco, frenata mega galattica. Vabbè, andiamo a sbattere, ma che ci importa a noi. Vi posterò delle foto su Facebook, sulla pagina Life in Colors di Facebook, perché ho fatto qualche filmato, ma in realtà ho preferito godermi sinceramente lo spettacolo, e dovendo filmare sarei dovuta stare attenta a troppe cose, per cui non so, ancora non li ho visti e non so come sono venuti. Sicuramente ci saranno le fotografie sulla pagina Facebook. Niente, non ho, ecco, tanto è inutile, è impossibile riuscire a girare un filmato decente in macchina, e insomma la stanchezza si fa sentire, quindi ci andiamo a finire di studiare storia, vero tesorina? Purtroppo, perché domani è quella santa verifica. Domani è la santa verifica. Hanno la scia di verifiche. Beh, la scuola, devono fare solo questo, ma si lamentano. Hai preso tutti i 10. Beh, adesso dormiremo tutti più tranquilli dopo aver saputo questa cosa. Va bene, la giornata sta terminando e buon inizio settimana a tutte, un bacio, buona serata.